Scusate, se noi abbiamo cercato di fare un lavoro che ci è sembrato utile sia per quanto riguarda la salute dei cittadini e sia per quanto riguarda il problema della rimozione di queste criticità. Non pensate che noi abbiamo nessuno di noi ha la capacità di fare grandi cose, però sicuramente abbiamo la capacità di sollevare i problemi e di tenerli abbastanza in caldo e poter fare le segnalazioni necessarie perché il problema arrivi a soluzione. Ecco, il fatto che noi stasera siamo qui, avremmo potuto benissimo fare un comunicato e diffonderlo, quando invece abbiamo voluto incontrarvi e l'abbiamo voluto fare in quella che è la casa del popolo, che è la casa comunale. E che ci siano presenti sia gli amministratori e sia la popolazione e le associazioni. Questo significa avere fatto un passo significativo verso la soluzione dei problemi. Non mettiamo altre variabili che non ci sono. Qui siamo tutti sulla stessa barca e vogliamo tutti arrivare a risolvere il problema, sia della BP, sia della SICA, sia della depurazione, sia dell'impianto di Sanleo, delle due discariche che sono. E soprattutto non dimenticate che noi abbiamo fatto proprio in questa sala una scelta importante. Abbiamo detto no al biodigestore che era stato ventilato e non è detto che non sia ancora nell'aria, per cui stiamo. No, non è. Sindaco, noi ancora dobbiamo vedere il piano regionale dei rifiuti perché non siamo riusciti a vedere nella sua stesura. Comunque, ecco, questa è stata la nostra funzione, questo è quello che vogliamo rappresentare e non ci mettiamo in una corrente anziché in un'altra, perché noi stiamo solo e unicamente dalla parte della salute dei cittadini. C'era un intervento che. Sulla messa in sicurezza della BP, io ancora non ho capito qual è la risposta, Sindaco. La risposta. A maggior ragione che i tempi da parte del Ministero, cioè sono lunghi. Il problema è finanziario. Ci vogliono, mi pare, io non mi ricordo se per rimuovere, loro hanno fatto una gara, la Regione, il commissario rifiuti ha fatto una gara per 300 tonnellate e ne ha rimosso 500 tonnellate. Non so se quanto ha speso si vede nei bilanci, non c'entra, mi pare che qualcosa. 550 milioni. Quanto? 550 No, milioni no, no. 800 mila euro a 900 mila euro, sapendo che sono 900 tonnellate si stima qualche milione di euro per rimuovere. Il problema è cercare il milione di euro. Ora, noi non lo, io la cosa che ho detto qua dentro, che se non lo mette la Regione, se non lo mette il Ministero dell'Ambiente e il Governo, quando usciremo dal dissesto, la prima operazione che facciamo, mettiamo 9 milioni e chiudiamo questa questione per uscire. E questa è la cosa che dobbiamo fare, perché 1 milione di euro che è un comune, 18.000 abitanti. Poi qualcuno giustamente ha criticato perché queste cose si fanno, chiedo scusa per cortesia, qualcuno mi ricordo che all'epoca mi pare che sei stato proprio tu Carmelo a dire perché devo pagare io per cose che hanno fatto gli altri. Io ti sto dicendo posso pure non pagare, io le proposte le porto in consiglio, oggi, ora metti i soldi alla Regione. O metti i soldi sostanzialmente il governo, o metti i soldi la magistratura, perché là è ancora sotto sequestro, sostanzialmente. Però se lo vuoi rimuovere, se lo vogliamo rimuovere, in consiglio si stabilisce quello che bisogna fare, non è che lo devo fare, ti sto indicando le linee. Il problema è che metti il milione. Se non ce lo teniamo là per altri 20 anni, questo è il problema. Non è una questione di soldi. Scusate, io direi che c'è un altro intervento e dopodiché cerchiamo di. Anche perché si è fatto un pochino tardi. Se ci sono delle comunicazioni brevi, no, aspetta, velocissimo, ci sono anche i soldi della comunità dell'Unione Europea, perché noi ne mandiamo miliardi, ci sono quelli. Ma guarda, ma tu sai che non li chiediamo noi direttamente, scusa, quello li chiede attraverso la regione se ti fa un bando. Se ti fa un bando per bonifiche, guarda, se c'è una cosa. Dove noi non stiamo indietro come comune di Siderno sono i bandi.
perché grazie a Dio lo stiamo vincendo tutti. L'ultimo è arrivato l'altro giorno, circa mi pare 2 milioni di euro per sederlo superiore, bande fatte con l'area metropolitana, bande fatte con il ministero eccetera. Se esce il bando chi se lo dimentica, però devo uscire il bando, perché voi parlate di cose che sono programmate dalla regione e dal ministero. Quando esce il bando si fa, scusa. Prego. Buonasera a tutti. Non vorrei ripetermi, perché già è stato detto tantissimo, ma un plauso va fatto veramente all'osservatore. Sicuramente andrebbe fatto un altro al sindaco, ma a me sembra che il nostro sindaco sia il manto della misericordia. Questa è la mia impressione, perché già è la seconda volta che si ripete, per quanto riguarda la BP, che dobbiamo trovare i soldi e appena finirà il dissesto, sicuramente, ha detto l'altra volta il sindaco, se non ricordo male, in consiglio comunale, precisamente in questa sala, faremo un mutuo di 1 milione di euro che pagheranno i miei nipoti o i figli dei miei nipoti per smaltire le disgrazie che altri ci hanno portato a Siderno. Ora io vorrei sapere se c'è un responsabile per quanto riguarda la BP, non alludo per carità di Dio, nel sindaco di Siderno, ci sarà un responsabile, è la regione, e l'azienda che ha messo, però se l'azienda ha messo su una cosa del genere ha avuto la licenza, ha avuto delle concessioni. E sindaco, qui mi riallaccio al discorso, se i finocchi sono, i finocchi di terra naturalmente, se i finocchi sono avvelenati e li si vendono in mezzo alla strada, vorrei capire o sapere, perché mi domando e vi domando, di chi è la colpa se questi signori non hanno la licenza e vendono ugualmente? Ora, scusatemi se io alcune volte alzo anche il tono di voce, ma la signora, le signore che erano lì, hanno ragione, tanto è vero che non più tardi di qualche settimana fa, qua dentro c'è stato un certo dottor De Matteis, se non ricordo male, a proposito del convegno che ha fatto il Partito Comunista, che ha detto che a Merito Porto Salvo si operano 120 in 2 mesi ammalati di tumore. Ma questo era perché si faceva la differenza tra Polistena, Locri e Merito. Mi sono voluto riallacciare a questo episodio, perché è stato splendido nell'intervento il dottor De Matteis, perché è stato chiaro, è stato onesto, è stato pulito, è stato trasparente quello che dovrebbe essere questa casa. Noi abbiamo detto che questa casa deve essere trasparente. Sindaco, dica ai cittadini la vera verità, per cortesia. Non è vero che non abbiamo vigili, per esempio, non è vero che tante cose non si possono fare, dobbiamo avere la volontà, la forza. Va veramente di nuovo fatto un plauso all'osservatorio, perdonatemi. Non entro nel tecnico, perché il tecnico lo lascio trattare agli altri, però entro nell'umano. È possibile che ancora oggi, dopo 30 anni, dobbiamo parlare di queste cose? È possibile, adesso ha detto un'altra cosa, del biodegradabile, mi pare che si biodigestore. È finita, ha detto il sindaco. Lui subito trova. È finita. No, ma se ancora la gente parla in giro sul marciapiedi. Ma tu te rendi conto? Se alla regione ha fatto una gara che hai in aggiudicazione per l'essiccatore e biodigestore, non c'è, o ti aggiorni o li per festeggiare. No, io sono aggiornato, egregio sindaco. È una regione che fa. Io sono aggiornato, egregio signor sindaco. Va bene,
subito mettiamo la pezza. Questa... volevo dire, questa è un'istigazione, sì, no, volevo dire diciamo in tutto e per tutto la verità ai cittadini, non tralasciamo. A me che c'era la diatriba tra l'Arpa Calle di Reggio Calabria e l'Arpa Calle di Catanzaro non me ne può fregare niente. Io voglio risolvere il problema e non lo voglio risolvere per me, lo voglio risolvere per tutti i cittadini di Cederno. Grazie. Qua c'è, ti chiedo scusa, no, guarda che qua ci sono persone che sanno benissimo rispettare gli impegni e doveri che hanno nei confronti dei cittadini, e ti faccio rilevare che in passato queste cose sono state tutte nascoste sotto terra. Per quanto riguarda la spesa per rimuovere, cosa che io ho detto e che ho ripetuto stasera, se il Consiglio è d'accordo quando usciamo dal dissesto, se nessuno mette i soldi li possiamo mettere noi. Non ti deve, Carmelo, preoccupare di un milione, perché questo comune si sta caricando di tutto il dissesto di 17 milioni che lo pagano i cittadini. Lo pagano i cittadini, hai capito questo? Ma l'ho rubato io, 17 milioni. E non che li ho rubati io, che sono arrivato quando i 17 milioni c'erano già. Ma per cortesia. Non l'ho detto questo. Te lo dico io, quando tu mi vieni a dire che il milione lo carichiamo i cittadini, sono state caricate 17 milioni qua. I cittadini si fanno i servizi. Scusate, perché pagano le tasse. Io sono d'accordo su quello che ha detto lui a proposito che le signore hanno ragione, ma quando si ha ragione bisogna ragionare, e vi invito a ragionare. Cioè, noi abbiamo indetto questa riunione qui perché vogliamo fronteggiare un'emergenza. Cerchiamo di non buttarla in maniera tale che questa unione che si è trovata possa essere scalfita, perché questo ci nuocerebbe. Tant'è vero che spesso noi abbiamo perso delle cose perché abbiamo litigato fra di noi. Un breve intervento, brevissimo, perché dobbiamo... Sì, un attimo che parla lui e dopo... Un attimo solo, Enzo. C'era lui. Volevo aggiungere, sono pienamente d'accordo quanto ha detto il signor Rocca, qui non c'è chi sta da una parte o chi sta dall'altra parte. Qui siamo tutti sulla stessa barca. Quindi in qualche modo dobbiamo uscire da questa situazione. Io volevo fare... Nonostante che sono d'accordo con quanto diceva Adamo Cargino, se la SICA doveva fare alcune prescrizioni, circa 20, eccetera, alcune l'ha fatta, alcune non l'ha fatta perché erano molte, costavano molto, eccetera, sono fatti suoni, o li fa, oppure bisogna vedere quello. Io volevo proporre un'altra cosa, se era possibile fare. Siccome sono state fatte delle analisi per quanto riguarda la zona Pandrenizio, per tagliare la testa al toro, se è possibile, perché non li facciamo? Abbiamo fatto sul lato, diciamo, Pandrenizio, perché non li facciamo da questa parte, Pellegrino, eccetera, su alcuni polsi? Così vediamo che, voglio dire, che quella zona, voglio dire, che ha una certa, cioè, preoccupazione, mentre dall'altra non c'è. Così si fa pure... Non lo so. Sì, però mi chiedo scusa, non lo so, se sono stati fatti, se non è stato fatto, così in questo modo diciamo, la zona nord ha questo problema, la zona sud non c'è. Ma in effetti... Abbiamo parlato della zona del Novito, che è l'altra zona, e abbiamo chiesto le stesse cose che abbiamo chiesto per Pantanizzi. Enzo Ieraggi, brevemente. Sì, molto brevemente. Io volevo dire una cosa. Ma il microfono? No, non c'è bisogno di microfono. Vieni. Dobbiamo sentire. Non si è capito forse che... Non si sente. Non si è capito bene da parte di molti qual è la situazione. La situazione che si trasciva da oltre 30 anni, va bene? In 30 anni un gruppo di persone ha tirato la carretta, oggi un gruppetto di persone ha scoperchiato il problema, un gruppetto di persone, va bene? E insieme, voglio dirlo, al sindaco Fuda, questo gruppetto di persone continua a tirare la carretta. Io vedo le riunioni che facciamo, che siamo sempre gli stessi, no? I cittadini di Cederno su questi problemi non esistono. I cittadini di Cederno si aspettano che qualcuno risolva i loro problemi.
Ci sono problemi che li possono risolvere gli amministratori, le istituzioni, ma ci sono problemi che devono essere affrontati insieme ai cittadini, perché se i cittadini non si muovono, guardate, io non ho nessun interesse politico, mai non, io solo se organizzasse un partito veramente rivoluzionario, allora parteciperei, perché per il resto non mi interessa. Il problema è la partecipazione. Noi dobbiamo organizzarci in questo senso. Bene fa l'osservatorio perché fa il suo lavoro, bene fa il comitato per la salute dei cittadini di Siderno, che si continua a chiamare comitato di Pantanizzi. Non che questo mi dispiaccia, no? Perché poi alla fine siamo stati noi quelli che in questo paese hanno messo la faccia, hanno messo il loro corpo a pericolo. No? Ci siamo esposti al pericolo negli anni, va bene? I cittadini di Siderno hanno dormito sonni tranquilli, va bene? Ora il discorso è questo: noi dobbiamo andare avanti con tutte le indagini, però nello stesso tempo secondo me bisognerebbe tentare l'altra carta, che è il coinvolgimento della cittadinanza, perché per quanto mi riguarda, se ci sono i cittadini, io mi posso pure far arrestare tranquillamente per 10 minuti, non ho problemi, ma se 17.000 persone, va bene, bloccano Siderno, bloccano ferrovie, bloccano ponti, allora il problema si incomincia a vedere. Però questo dipende dai cittadini, non dipende da un sindaco. Ma dove erano 30 anni fa? Questo sto dicendo. Questo... Dove erano 30 anni fa? Questo sto dicendo. Solo noi abbiamo preso denunce, ha occupato strade per voi, non eravate 30 anni fa. Aspetta. Niente, il discorso è questo, che oltre a quello che si fa e si sta facendo alle indagini eccetera, noi dovremmo organizzarsi in modo tale per poter coinvolgere e proporre forme di lotta di un certo tipo, perché se no io sono convinto che con tutta la nostra buona volontà non crederemo a nulla, o meglio crederemo a poco, io non lo so, cioè io non ho fiducia non nel comune di Siderno, io non ho fiducia in quelli che dovrebbero guardare verso Siderno. Questo. Grazie Enzo, scusate. Ora è una cosa breve e coincisa, non coincisa. Allora, non vi dilungo nei saluti e ringraziamenti. No, cioè, vedo però che accanto ad una sfiducia che nasce da 30 anni, noi dobbiamo ora avere un po' di fiducia. Quindi, la prima cosa che secondo me bisogna chiedere, fermo restando che la mobilitazione ci dovrebbe essere, perché si deve rassegnata, ogni famiglia ha il suo morto di cancro, chi ne ha due, chi ne ha tre, però siamo quasi arrivati, mentre una volta del tumore non si parlava, perché c'era questo rifiuto, lo chiamavamo il male oscuro. Ora diciamo, mio marito è morto con un cancro al polmone, mia sorella ce l'ha, quindi è diventata quasi un'influenza. Cosa significa questo? Che in una terra, e ribadisco, dove non ci sono industrie, non c'è niente, si muore come se fosse in una terra, siamo alla terra dei fuochi, ecco. E diciamocelo chiaramente, perché di questo si tratta. Lì c'erano, insomma, la verdura che mangiamo, non sappiamo com'è, da qualche parte. Andiamo al sotto. Io non sapevo, e penso che come me tanti cittadini non lo sappiano, che questi bidoni siano a rischio esplosione. E correggetemi se mi sbaglio, perché questo ho sentito. Il che io, quando sentivo parlare di bomba ecologica, lo interpretavo in senso metaforico: è una bomba, ma non che può esplodere veramente. Quindi, se è vero questo, un'iniziativa che noi sindaco dobbiamo prendere assolutamente è chiedere il dissequestro e vedere di rimuoverli e come smaltirli. Videosorveglianza, e questo è il punto. Carmelo, i soldi se ne sono consumati tanti. Io ritengo che di fronte ad un fatto
importante. Se noi diciamo ai cittadini domani cominciamo la rimozione, i cittadini contribuiranno anche oltre all'Expo. Questa è la speranza di fiducia che ho io. E quindi andiamo avanti e ringraziamo Piero Cuda, che è il primo che comincia a discutere di queste cose. Quando abbiamo cominciato con le interrogazioni parlamentari, sì, non è che abbiamo cominciato a caso. Abbiamo perso, diciamo, 2 o 3 mesi, perché io non voglio agire smarcandomi dal Presidente della Regione, che ha assunto l'impegno di guidare tutta questa questione con il Ministero dell'Ambiente. Ma è chiaro che stiamo preparando una manifestazione con partecipazione anche di parlamentari per la questione PP. È arrivata questa delle sostanze cancerogene, che è più urgente sostanzialmente. E come ha detto Arturo Rocca poco fa, stiamo cercando di accoppiare le due cose. È chiaro il discorso, stiamo cercando di lavorare, ma avendo il senso del reale, avendo il senso della comunità dove ci troviamo e dei diritti di una comunità che sono stati sempre calpestati. Non è che stiamo improvvisando sostanzialmente. Scusate, Rita, gentilmente, se vuoi intervenire. Sì, e poi c'è un altro intervento del dottore Cataldo. Come ormai rischio di ripetermi, perché poi queste cose che volevo dire, ascoltando un po' gli interventi, sono state già dette un po'. E allora a questo punto, perdonatemi, mi ripeto, giusto per marcare su certi aspetti. Uno, è antipatico, perdonatemi, fare un incontro, organizzare un incontro per discutere di problemi seri, reali, pressanti, dove siamo tutti sulla stessa barca. Due, poi sentire situazioni che esorbitano, che vanno fuori. E allora niente, solo questo volevo dire. Ero fuori, però ho sentito il signor Tripodi dire finalmente dopo 30 anni è venuto fuori questo problema. Ebbene, ha detto tutto il signor Tripodi. Dopo 30 anni finalmente c'è un'amministrazione che, nonostante difficoltà, sta considerando, sta mettendo in primo piano, ripeto, tra mille difficoltà, questo problema che riguarda tutti noi, tutti i cittadini sidarnesi, sia gli abitanti i non abitanti della zona. Un'altra cosa, la regione si è parlato. Cittadini, è da ottobre che è stata sollecitata la regione. Nel penultimo consiglio comunale qualcuno si è fatto carico di ulteriormente di farsi da tramite, quindi anche in questo caso stiamo aspettando riscontri. Sono tempi lunghi, lo sappiamo, ma voi per un motivo, voi per un altro, noi siamo qui, non per questo demordiamo, non per questo ci dimentichiamo. Tre. Questa, il sindaco più volte ha parlato di una interrogazione parlamentare. Se c'è stata questa interrogazione parlamentare, lo è stata grazie a questa maggioranza che si è mobilitata, ha cercato determinati canali e qualcosa dopo questa interrogazione parlamentare si sta smuovendo. Non è che oggi abbiamo scoperto l'acqua calda. Va bene? Quattro. Scusa, giusto, ma questo stiamo dicendo. Stiamo dicendo questo dell'Eo. È un atto dovuto che dopo 30 anni finalmente qualcuno si sta muovendo. Mi sembra così ingiusto caricare tutto sulla funzione del sindaco, sulla figura del sindaco, quando, e chi vuole lo sa, stiamo facendo salti mortali, perché in primo piano vengono i cittadini, vengono i sidarnesi, viene la salute dei sidarnesi. Un'ultima cosa, in tanti incontri che sono stati fatti, è il comitato... No, abbiate pazienza. Non abbiamo organizzato per questo incontro per reggere il moccolo, a schermaglie di parte. Abbiate pazienza, abbiamo dato la parola a tutti perché possono parlare ed esprimersi, però non fateci scendere a questo punto. Fatemi finire, perché anche io mi vengo in casa. Ultimo, grazie agli incontri organizzati dall'Osservatorio Ambientale, e noi siamo stati fra i primi, spero, tutta la notte, e tu lo sai quanto siamo vicini. Grazie agli incontri organizzati con il Comitato Pantalizzi, cosa è venuto fuori, signori miei? Che la prossima mossa, e questa è stata una cosa decisa da tempo, non abbiamo scoperto la patata, sarà una mobilitazione sidernese davvero generale. Quindi stiamo adubarendo stasera, forse alla presenza dei cittadini, ciò che noi avevamo già deciso. Grazie. Scusate, c'è il dottore Cataldo che vuole parlare. Io vi invito gentilmente a una... Cioè, non,
non scendiamo su questa polemica di parte, perché a noi non era questo l'intento di questa riunione di stasera. Dottore, prego. Facciamo parlare il dottore Cataldo prima o no? Allora, buonasera a tutti. Sono stati fatti dei discorsi molto sensati da parte di chi è intervenuto a esprimere il proprio pensiero su delle situazioni che riguardano una condizione importante della comunità di Salerno, il diritto alla salute, che è un diritto innegabile ed è sancito dalla Costituzione ed è sancito anche dal buonsenso, cosa che spesso noi dimentichiamo perché ci abbandoniamo a dei proclami quasi esclusivamente di natura politica e dei personalismi che non portano da nessuna parte. Allora faccio mie alcuni interventi, quelli di Silvio, quelli della signora, di Enzo, che ci conosciamo da parecchio tempo, io pure per anni ho frequentato Pantanizzi e sono legato moralmente anche a Pantanizzi, anche se abito un pochino più sopra. Stasera purtroppo io ho avuto, e lo riporto qua come esperienza che credo che debba fare riflettere un pochino tutti quanti su quello che è la situazione attuale, la situazione di una giovane donna di Pantanizzi di 38 anni che combatte una battaglia invincibile contro il male oscuro che diceva Nora. Allora, le riflessioni sono queste. Dobbiamo lasciare stare da parte il colore politico, dobbiamo lasciare da parte qualsiasi forma di interesse personale, scendere tutti in piazza, vicini al nostro sindaco, che è la massima esponenza della sanità di Sussiderno, perché la legge glielo consente, affinché la burocrazia che esiste nei meandri delle istituzioni italiane accorcino inevitabilmente e immediatamente i tempi di risoluzione della problematica. Perché, ripeto, il diritto alla salute è un diritto sancito e nessuno lo deve togliere. Grazie. Scusate, io credo che a questo punto è necessario in chiusura dire una cosa. Spesso la storia ci ha dimostrato che un popolo, per ritrovare l'orgoglio di appartenenza, deve fronteggiare delle situazioni difficili. Mi pare che questo sia il momento giusto per Salerno, perché ritrovi e riscopri e riscopra l'orgoglio di appartenere a un territorio che ha sicuramente un glorioso passato, ma vuole avere un altrettanto glorioso futuro. Noi come osservatorio e come comitato vi terremo sicuramente informati di tutti i passi che verranno fatti, perché il senso di questi incontri è di far sapere alla gente quello che si sta facendo, perché fare senza farsi vedere può darsi pure che si faccia bene, però è giusto che la gente sappia i passi che si stanno facendo. Il mio intervento era per quanto è dichiarato da voi, no? Cioè, se non fosse stato per l'osservatorio, per questa associazione, no, è così, è la verità, è questa. Noi come amministrazione non sapevamo nulla di tutto ciò. Comunque, nulla, come anche quando ci parlava adesso, il gestore, se non fosse stato lanciato l'allarme all'osservatorio, non sapevamo nulla a proposito. È importante, cioè, che il passo sia stato fatto, è un passo che ci sembra giusto e possiamo proseguire su questa strada. Grazie. 30 secondi. Io non credo che il sindaco non devo difenderlo, io si sa difendere da solo. Il problema della il problema della lo ripeto per l'ennesima volta, è quello che era più preoccupato della PP era il sindaco e anche l'assessore. Ve lo dico per onestà intellettuale. Quando noi abbiamo iniziato a marzo-aprile dell'anno scorso, quindi è passato quasi un anno, io, Pino e altri eravamo andati per il problema SICA. La prima discussione è stata così, dice no, io sono preoccupato per l'APP. Lo devo dire per correttezza, non ha bisogno di difensore. Poi per quanto riguarda le altre cose, credo che il rapporto con la signora non devo dipendere le scelte che fa l'amministrazione. Quello è compito loro e di chi lo vota. Chiaro? Io in questi mesi devo dargli atto e non lo voglio difendere.
che siamo riusciti a interloquire in modo positivo. Su quello poi possiamo sbagliare noi e può sbagliare il sindaco, però una cosa continuo a dirlo: cerchiamo di in certi contesti evitare di andare sulle cose polemiche, esatto. Ma non perché io lo ripeto sempre, io ho votato sempre a sinistra, lo dico per correttezza, non è che devo diventare sindaco. Io non voto a sinistra, quindi non ho problemi. Scusate, per chiudere con una cosa poco simpatica, noi abbiamo sempre bisogno del vostro sostegno perché vogliamo continuare a monitorare l'ambiente. E c'è la signora Pamela che ha l'occhietto, se volete fare qualche erogazione liberale in maniera tale da poter pagare le analisi che abbiamo fatto e quelle che andiamo a fare. Grazie e buonasera.